Allora, iniziamo il gioco tenendo il foulard con la mano destra. Indice e medio tengono il fazzoletto in questo modo, l'altra parte è tenuta col pollice, il pollice sta indossando un falso pollice. Quindi procederemo alla sparizione del fazzoletto con un falso pollice. Vediamo come si presenta il gioco. Facciamo finta di mettere il foulard nel palmo della mano, in realtà qui abbiamo il falso pollice. Lascio il falso pollice all'interno, nel togliere il foulard lascio il falso pollice all'interno e metto il foulard dentro il palmo della mano. Riprendo il foulard con il pollice, posso prendere anche da sotto così. Colpo magico, sparizione del foulard. Vediamo, posso anche una volta inserito il foulard, mettere il foulard dentro, dico polvere magica e abbiamo la sparizione del foulard. Il foulard è qua nella mano destra. Ricordati che se tu vuoi mostrare la mano agli spettatori, mai mostrare la mano in questo modo si vedrebbe lo spacco e quindi il dito finto, ma sempre mostrata verso gli occhi degli spettatori, meglio ancora non mostrata, coperta in questo modo qua. Quindi puoi muovere la mano, puoi mostrare le mani in questo modo, ma non mostrare la mano aperta in questo modo. Quindi si vedrà il foulard messo dentro il palmo della mano. Così abbiamo la sparizione del foulard, mostro le mani, polvere magica, in questo caso sono andato dentro col falso pollice, ho lasciato il falso pollice, polvere magica e abbiamo il foulard che riappare. Tolgo il foulard, rivado con la mano destra, mi rimpossesso del falso pollice e così, come per accarezzare il foulard. Quindi, rivediamo com'era il gioco, stavamo in questo punto, prendo il foulard, accarezzo il foulard e lo e tolgo. Ora andrò con la mano destra a lasciare il falso pollice nella tasca destra dei pantaloni. Io dico, nel dire questo dico, io posso prendere la polvere magica nella mia tasca e nel fare questo lascio il falso pollice in tasca o posso prendere la polvere magica sul tavolo. Nel fare questo io mi vado avanti con la mano destra e con la mano sinistra mi avvicino al bordo dei pantaloni. Ricorda qui sul bordo io tengo il vero uovo. Il uovo viene messo qua sul bordo dei pantaloni, pronto ad essere preso. Si trova in questo punto qua, all'inseguo degli spettatori. Quindi io dico, posso prendere se voglio anche la carta sul tavolo. Guarda qua dov'è la mano. In realtà mi sto impossessando dell'uovo. Ma in ogni caso, quando io metterò il foulard dentro il palmo della mano e aggiungerò della polvere magica, avrò una magia. Sto inserendo il foulard nell'uovo bucato, in questo modo, e prendo, copro col pollice e presento l'uovo. Ora abbiamo avuto il nostro effetto del foulard in uovo. Se vuoi puoi fermarti chiaramente a questo punto del gioco, ma puoi proseguire con la falsa spiegazione del trucco. E com'è il trucco? Ti presti a spiegare il trucco. Guarda, qui in realtà abbiamo un uovo bucato, fai vedere, e quando io mettevo l'uovo all'interno non facevo altro che spingere l'uovo in questo modo all'interno del buco. È stato solamente un pretesto dire che andava a prendere la polvere magica, perché in questo modo io ho avuto la possibilità di mettere la mano in tasca. Nel dire questo, quando tu vai con la mano in tasca e spieghi che sei entrato in tasca, ricordati, qui avevamo messo qua l'altro uovo. Quindi vai in tasca e esci immediatamente fuori con il vero uovo questa volta. In questo caso io ho trovato un uovo di misura media. Se trovo un uovo anche più piccolo, va bene lo stesso, ma nessuno in ogni caso si accorgerà della differenza. L'uovo è stato preparato in questo modo. Quindi dico, io in realtà quando io ti distraggo la polvere magica, sono andato in tasca e ho preso l'uovo. Nel fare questo, prendi il vero uovo, lo metti in tasca e esci fuori con l'uovo. Con l'uovo vero preparato in questo modo. Metto il foulard nel palmo della mano, ma in realtà sto mettendo il foulard all'interno dell'uovo. Cosa sto facendo in realtà? Sto inserendo il foulard tra uovo e dita. Sto mettendo il foulard in questo punto, lo sto compattando per bene. Dopodiché, soffio magico, io ho il foulard tutto quanto qua e otteniamo l'uovo. Fai vedere l'uovo. Io ho ancora il foulard qua nella mia mano sinistra e qui sulla sinistra ho posizionato un paravento dietro il quale ho il bicchiere. Quindi io vado dietro il paravento e lascio cadere il foulard e prendo il bicchiere. Quindi la scusa è di andare dietro il paravento per prendere il bicchiere e posiziono il bicchiere davanti. Quindi a questo punto mi sono liberato del foulard che è nascosto dietro il paravento. In questo caso ho usato come paravento due barili di Beck's, due barilotti di birra, ma puoi in modo comodo usare la tua valigetta. Se fai lo spettacolo con la 24 ore, la valigetta aperta, o puoi fare un bel cartellino e scriverci sopra magic, scriverci sopra magia o il nome o il tuo nome d'arte,
mago Franco, mago Alberto, e dietro questo cartoncino che tu lasci sospeso fare questo scambio, e magari puoi utilizzare questo cartoncino anche per nascondere segretamente altri oggettini che poi usi nel tuo spettacolo di magia generale. Siamo arrivati comunque al momento in cui abbiamo l'uovo, e che per lo spettatore è la spiegazione del trucco, non si aspetta affatto che sia un uovo preparato in questo modo. Puoi per un attimo anche far vedere l'uovo dall'altra parte, di, ma ricordati, non fai mai vedere la parte dove è il buco, al contrario, nascondila così con il pollice. Comunque, questa della sparizione, della trasformazione del foulard in un uovo bucato è semplicemente un trucco. Sarebbe davvero una magia trasformare il foulard in un vero uovo. E a questo punto rompi l'uovo e fai vedere il vero uovo. Puoi addirittura berti, se non ti dà fastidio, bere l'uovo, perché anche se questa cosa qua è una cosa che a qualcuno può non piacere, dà proprio l'idea che l'uovo era un vero uovo e la gente si ricorderà dell'uovo che è stato bevuto. Quindi tu puoi far vedere l'uovo e lo prendi e lo puoi bere tutto quanto d'un fiato. Questa è la spiegazione del gioco da foulard in vero uovo.